Il cioccolato anche quest'anno è protagonista a Torino. Sì, siamo arrivati a questa nuova edizione di Cioccolatò in Piazza San Carlo, ma anche con un interessante appendice su Via Roma, resa ormai pedonabile, quindi un'occasione in più per vivere al meglio il cioccolato in una bomboniera, quella che è il centro storico di questa splendida città. Sono due i weekend della manifestazione, da qualche anno è sui 10 giorni, e sicuramente dopo una grandissima avventura del cioccolato torinese ad Expo 2015 è l'occasione anche per fare un po' un consuntivo, tracciare un bilancio di questi ultimi 5 anni di questa manifestazione, in attesa poi che il Comune riposti la nuova bando di gara per la gestione dei prossimi anni. Quali sono le novità di quest'anno? Ma diciamo che quest'anno abbiamo dato un'accelerazione al tema, diciamo così, educativo del cioccolato, quindi molti più laboratori, occasione di conoscere e approfittare di maestri cioccolatieri che sono con noi insieme a pasticceri per scoprire l'arte del cioccolato, l'ABC del cacao, per fare insomma cultura attorno a un prodotto dove Torino già esercita comunque su questo fronte una grande attenzione. Perché è stata scelta Piazza San Carlo, da tutti denominata Salotto di Torino? Beh, è la giusta cornice per un evento che parla di un prodotto, il cioccolato, che tra l'altro appunto è protagonista nei caffè storici intorno alla piazza, e sicuramente è anche l'occasione per far conoscere meglio Torino grazie alla lente di ingrandimento del cioccolato. Quindi la scelta del Comune di Torino è stata secondo noi molto saggia, quella di spostare da una bellissima piazza come Piazza Vittorio, però chiaramente intercettata anche da un flusso meccanizzato importante, ad una piazza che ha maggior diciamo tranquillità e serenità per essere vissuta con un evento di tipo enogastronomico. Un richiamo nazionale ma anche internazionale? Sì, beh, Torino si presta a queste sponde soprattutto a livello europeo, con la vicina Francia ma anche con la Svizzera. C'è una storia, una tradizione che lega il comparto del cioccolato all'intera Europa, e quindi anche con Cioccolatò questo intreccio, questo legame si vuole sottolineare. Quanto sono golosi i torinesi? Ma Torino è una delle città dove si consuma più cioccolato in Italia, insieme a Napoli, quindi è sicuramente un luogo di consumi oltre che di produzione, e non a caso appunto è nato un evento, un'esperienza come Cioccolatò.